Colleghiamoci subito con Noemo Maradona, che come sapete è il frutto illegittimo di un flirt a Diego Maradona, un intendente della Guardia di Finanza. Ciao Noemo, come va? Ciao Diego, come stai? Tutto ok, a tutto voi come va? Eh? Tutto ok, a voi come va? Bene, tutto bene. Senti, hai visto il Napoli ieri, com'è andata? Hai visto la partita? Sì, Gene, è andata male, vabbè, come dire, i Della Valle ci hanno fatto le scarpe, Gene. È una battuta brutta, vabbè, ma tanto Caressa le fa sempre battute brutte. Ma tu questa me l'ha segnata lui. Cioè, ma non siamo a Sky Calcio Show, qui noi siamo un programma serio, non devi fare battute, scusa, ecco. Parlami piuttosto della situazione del Napoli, che tu conosci bene, peraltro. Vabbè Gene, va tutto bene. In settimana De Laurentiis si è rinnovato i contratti ai migliori del Napoli. Allavezzi, Amsic, Gargano, Gene, tutto a posto. Poi ha messo gli occhi su un paio di giocatori sudamericani, dove ha mandato il miglior osservatore del mondo, Gennarino Spione. Ma chi è Gennarino Spione? Ma chi è Gennarino Spione? Ma chi è? E Gene è l'osservatore del calciomercato del Napoli. Gene è un ex confidente con la polizia, ma fondamentalmente è bravo. È una brava persona, per me. Scusa, ma De Laurentiis è contenta di questa cosa? Guarda Gene, insomma, cioè non è proprio contento, è abbastanza giù di morale. Hai visto, non ha vinto neanche un Oscar, dice che c'è un complotto. Ma che complotto? Ma capirai se c'è un complotto, ma che secondo te, ma che complotto, dai. No Gene, io infatti ci ho provato a parlare, ho detto guarda Re, per quanto sono brutti i tuoi film, ringrazia il cielo che non ci hanno arrestato. non esageriamo, lo sai. Comunque Gene, un'Italia allo sbando, la situazione del paese è veramente gravissima. No, guarda, io lo so già dove vuoi arrivare tu. Per favore, non siamo a Ballarò. I talk show sono stati chiusi. Ecco, dai. Secondo i dati Banca Italia, il debito pubblico è aumentato, sono 29.773 euro. Gene, cioè vuol dire che che ogni persona al mondo ha un debito di 29.773 euro. Gene, se io adesso volessi fare un figlio, avrà sul groppone un debito di 29.000. Ma che figlio vuoi fare che hai 14 anni? Hai 14 anni, che cosa vuoi fare dei figli? Ma che roba è? Non siamo ad anno zero, hai capito? Ecco, non avrai neanche la fidanzata, per favore. No, no, Gene, invece sì. Ho questa ragazza molto carina, è del nord, Gene, non ho proprio pregiudizi con lei. È simpatica, guarda, con Katiuscia io non ho problemi, è fatta proprio per me, siamo fatti l'uno per l'altro. Katiuscia? Come Katiuscia? No. Scusa, come Katiuscia? No, Gene, non Katiuscia. Come Katiuscia? No, vabbè, il momento si è fatto tardi, Gene, devo andare, ci sentiamo. Ciao Gene, ciao Laura, ci andiamo. Come Katiuscia? Che roba è questa cosa di Gene, i tempi del satellite sono quelli che sono, va bene. Devo andare, Gene. Va bene, la prossima volta voglio vederci chiaro, però. Ciao, allora, Gene. Andiamo avanti con la puntata. Allora...